Con il progresso della scienza attuale, l'idea del viaggio nel tempo ha lasciato la finzione per diventare qualcosa di più reale. Nikola Tesla è senza dubbio il più grande genio del XX secolo. In effetti, il nostro stile di vita non esisterebbe se non fosse per lui. Nonostante questo, il suo nome non compare sugli altari della storia. Perché, secondo voi? È giunto il tempo che la scienza si renda conto che le idee eccentriche e soprannaturali dell'inventore sono del tutto possibili, praticabili e scientificamente accurate. Quindi, quando Tesla ha detto che il tempo e lo spazio potrebbero essere influenzati, ci ha mostrato che il viaggio nel tempo è possibile? Ci è voluto quasi un secolo perché la scienza raggiungesse le idee di un uomo morto negli anni 40 del secolo scorso. Quando morì, ogni suo documento fu confiscato su ordine dell'FBI. Sebbene alcuni siano stati restituiti ai parenti e altri siano stati messi all'asta, i più importanti documenti non vedono ancora la luce del sole. Tutto ciò che è stato associato a Nikola Tesla, non importa quanto minimo, è stato confiscato e protetto. Tuttavia, ciò che non poteva essere nascosto al pubblico erano le sue idee e i suoi pensieri. Stiamo girando in uno spazio infinito, con una velocità inconcepibile. Intorno a noi tutto ruota, tutto si muove. Ovunque c'è energia, scriveva nei suoi appunti. Ci deve essere un modo per sfruttare questa energia in modo più diretto. Con questa energia e il potere che ne deriva, che è eternamente inesauribile, l'umanità avanzerà a passi da gigante. La semplice contemplazione di queste magnifiche possibilità espande le nostre menti, rafforza le nostre speranze e riempie i nostri cuori di suprema gioia, scriveva Nikola Tesla nel 1891. Tuttavia, molti dei progetti di Tesla non erano finiti. Gran parte della sua creazione, se vedesse la luce oggi, porterebbe alla fine le industrie dell'energia, dell'elettricità, del carbone e del petrolio, anche se alcuni sostengono di averlo fatto anche per la sicurezza nazionale. Tesla ha persino provato ad utilizzare il nucleo terrestre come conduttore di elettricità. In questo modo l'elettricità arriverebbe libera in ogni parte del mondo. Durante questo progetto, il generatore di alimentazione di Colorado Springs si è completamente fuso e in quello stesso istante avvenne la famosa esplosione di Tunguska. Gli esperti attribuiscono questo evento ad una cometa, altri ad un UFO precipitato, ma potrebbe anche essere correlato all'inventore. Sebbene la maggior parte delle menzioni dei progetti di Nikola Tesla siano sorprendenti, forse la più importante è stata la sua scoperta fatta nel 1895. L'inventore scoprì che il tempo e lo spazio potevano essere influenzati dai campi magnetici. Fu da questo che nacque il famigerato Philadelphia Project. Si ritiene che Tesla abbia utilizzato campi magnetici per alterare e accedere alla linea temporale attraverso la creazione di una specie di cavallo di Troia, un modo per essere portati in un momento diverso dello spazio-tempo. Tuttavia, non è realmente noto se l'esperimento abbia avuto successo o meno, poiché non è stato trovato alcun record di verifica. L'unica informazione che ci è pervenuta è stata attraverso un testimone che si è imbattuto in un Tesla agitato e disturbato in un bar nel 1895. In un articolo del New York Times intitolato «Come la lampada dell'elettricista può costruire nuovi mondi», Nikola Tesla parla del dominio dell'umanità sull'universo fisico. Ogni atomo ponderabile
differisce da un fluido sottile che riempie tutto lo spazio semplicemente con un movimento rotatorio, come un vortice d'acqua in un lago calmo. Quando viene messo in moto, questo fluido, l'etere, si trasforma in materia densa. Il suo movimento si fermò, la sostanza primaria tornò al suo stato normale. Lo stato normale a cui Tesla si riferisce è l'immobilità, dove la radiazione ritorna alla sua linea temporale come materia normale. Quindi sembra possibile che l'uomo, attraverso l'energia accoppiata dell'ambiente e l'intervento appropriato, avvii e arresti i vortici dell'etere per far formare e scomparire la materia. Pertanto, lo scienziato suggerisce che la materia può essere manipolata utilizzando energia intelligente. In poche parole, con la tecnologia necessaria, può essere modificata e ricollocata a piacimento. Controllando la materia, si potrebbero alterare le dimensioni della Terra, controllare le stagioni. I pianeti potrebbero essere fatti scontrare, nuovi soli fatti nascere, per creare la vita in qualsiasi forma. La nascita e la morte della materia potrebbero essere l'apice dell'umanità, dominio sulla creazione fisica. Nel corso degli anni, ciò che ha detto Tesla oltre un secolo fa si è dimostrato vero. Gli esseri umani hanno iniziato a manipolare la materia a livelli mai visti prima. Ovviamente siamo ancora molto lontani dal raggiungere quel punto, ma sappiamo che viaggiare nel tempo è, molto probabilmente, veramente possibile.